È una storia che mi sono sentita di scrivere perché era da tempo che ragionavo sulle nuove donne di questo millennio, ma questa autonomia, questa capacità di decidere del loro destino, da dove viene questa forza? È un qualcosa che nasce perché siamo in un'epoca diversa o queste donne debbono un tributo alle generazioni che l'hanno precedute? E quindi mi sono immersa in questa storia del Novecento, un lavoro lungo, ho messo 10 anni per scrivere questo romanzo, andando a cercare molti dettagli storici, sia quelli maggiori che quelli minori, in cui queste 3 donne, con la loro vita, che ognuno è esplicativa del momento storico che sta vivendo, fa delle scelte che possono essere considerate come un passaggio di testimone da una generazione all'altra verso questo percorso di autonomia. Anna Cantagallo, medico e scrittrice, parla del suo primo romanzo, dopo una lunga e proficua esperienza legata alla scrittura teatrale e alla divulgazione scientifica. Arazzo familiare è una saga femminile complessa e coinvolgente, ricca di colpi di scena, di segreti e di misteri che solo l'universo femminile sa custodire. Con la scrittrice ha dialogato Barbara Verì, docente di lettere, nonché socia dei Colori dell'Iride. Il libro è stato presentato a Lanciano nell'ambito del Mese della Cultura dall'Associazione Culturale Donne i Colori dell'Iride, che con questa iniziativa ha ripreso l'attività in presenza, come ha sottolineato la presidente Patrizia Di Rocco. Ricominciamo finalmente, il Covid ci ha costretto ad una sospensione ma non a smettere di organizzarci, abbiamo fatto nuove conoscenze, tra questa la scrittrice Anna Cantagallo, e siamo molto lieti di ricominciare oggi questa nostra attività all'interno della programmazione della Mese della Cultura e di Librando. Noi vogliamo essere sempre vicine alle donne, vicine alla cultura.